Niente, a parte ragazzi, qua Max, l'oggi mercato, ci sono la storia e sono qui a presentarvi sul mio nuovo video. E ragazzi, questo qua è un video abbastanza tattico, questo qua ve lo assicuro è tattiche cerrimo. Perché? Perché ragazzi, oggi sono qui a presentarvi quell'ibrida Potenji, Bagatenji, da 50kpenji. Infatti, come si chiama questa squadra? La squadra si chiama 50kpenji. Indovinate il perché? Ma dovete indovinarlo. Ebbene sì ragazzi, proprio perché avrà un budget di 50.000 crediti. E ragazzi, c'è da dire una piccola cosa: io con questa squadra ci ho fatto per adesso 2 partite, perché non di più, perché come ho già detto sto registrando più video possibile in un unico giorno, in vari giorni. Però poi ho sentito qualcuno urlare, per poi cercare di caricarveli appunto durante la mia vacanza, durante la mia assenza. E ragazzi, questa squadra ve lo assicuro è forterrima, ma veramente tanto. Poi ragazzi, io dico 50.000 crediti per abbondare, perché per me costa anche meno, quindi pensate un po' che magicata. Allora innanzitutto ragazzi, prima di partire vi volevo dire di passare da FIFA Coins Test, se siete interessati ai crediti di FIFA. Poi vi volevo ridire buon anno, vi volevo chiedere come stavate. Dobbiamo interagire un po' di più, quindi scrivetemi nei commenti come state e se stanno andando bene le vacanze, anche se tutti ballano tranne te. No, questo video tecnicamente parlando lo dovrei mettere il 5, quindi madonna, dopodomani c'è scuola, che bolle. Comunque, balla di Sanci, Ciancio, andiamo, partiamo subito. Allora, in porta utilizzo il magicone, poi vabbè ragazzi, ovviamente voi potete sostituire a questi giocatori altri giocatori che appunto costano più forte, basta che abbiano la stessa nazionalità. Ad esempio, un esempio è proprio Adler. Io utilizzo Adler perché appunto in questa squadra non potevo mettere Neuer, dato che Neuer da solo costa 50.000 crediti. Comunque Adler 28 partite, 0 gol, che strano, vero? 18 numero di possessori, ma di queste cose non ve ne frega assolutissimamente niente. Comunque pagato per 1500, che chemistry utilizzo? Utilizzo Muro perché mi avevano detto, vabbè, innanzitutto io utilizzo Muro perché secondo me ad Adler va messa bisogna mettere la chemistry nel muro. Comunque se qualcuno di voi volesse utilizzare scudo, glielo sconsiglio alla grande, perché mi hanno detto che con scudo i portieri fanno veramente defecare i maiali. Poi 3 stelle di piede per le possibilità, una, anche se anche di queste statistiche non ve ne frega né merito. Passiamo subito alla difesa ragazzi. Innanzitutto non so se l'ho già detto, ma questa squadra è caratterizzata dall'attacco, dall'attacco che è il più buggato nella storia. Perché ragazzi, vi faccio subito vedere gli attaccanti, perché appunto me l'avevate chiesto sulla pagina Facebook. Io ho fatto una fusione diciamo tra tutti, tra appunto i giocatori che più buggati che mi avete consigliato. Infatti ho deciso di utilizzare come coppia d'attacco, aspettate un attimo. Allora, da una parte Sturridge, grandissimo ATT del Liverpool, Daniel Sturridge, acquistato per 6.000, 2 partite, 1 gol, mi ha fatto 3 stelle piede debole, 4 stelle mossa abilità, come work rate normale basso. Invece l'altro attaccante con che chemistry utilizzo, aspettate, Falco, e utilizzo anche quest'altro attaccante con la chemistry di Falco. Infatti, qual è l'altro attaccante? Ma andiamo a vederlo. L'altro attaccante si chiama Victor Ibarbo, perché quando il gioco si fa duro entra Ibarbo. E ragazzi, lui è il bug in persona. 4 partite, 6 gol, 3 stelle di piede debole, 3 stelle di mossa abilità, work rate normale, normale. Infatti, magari l'unica pecca, anche se ragazzi questa squadra pecche ne ha veramente poche, sono i loro work rate, che nessuno sta veramente alto alto. Cioè che nessuno sta alto, perché per me è un attaccante proprio Potenji, deve avere i work rate alto e basso. Vabbè, comunque queste sono opinioni personali, sono argomenti, se si possono chiamare così, visti da un punto di vista soggettivo. Ma smettiamola alla grande perché abbiamo poco tempo. Comunque, passiamo subito alla difesa. La difesa sì, sì. Allora, da una parte utilizzo, andiamo un attimo che bisogna cambiare liga. Allora, da una parte utilizzo il magico David Luiz, lo utilizzo qua a sinistra. Ragazzi, David Luiz io l'avevo già provato e non mi era sinceramente piaciuto molto, ma invece adesso l'ho riprovato e mi ha attizzato alla grande. Soprattutto quando, soprattutto perché? Perché ragazzi, a David Luiz noi gli affianchiamo un grandissimo Dante. Dante, non ci mettiamo Petrarca. No, però, a parte gli scherzi, ragazzi, Dante e David Luiz per me sono una coppia amazing, hanno qualcosa di amazing, veramente forti. Il primo con la chemistry style ombra e il secondo con la chemistry style ancora. Poi andiamo a vedere l'altro difensore centrale. L'altro difensore centrale è Boateng. Ragazzi, voi la coppia Adler-Boateng-Dante e Adler-Boateng-Dante l'avete sempre vista e sapete appunto che secondo me è veramente forte. Non vi ho detto i prezzi, David Luiz l'ho pagato 13.250 e appunto avendolo pagato così tanto diventa il giocatore più costoso di tutta questa
strada, sì. Di questa squadra invece Dante l'ho pagato 4.700, ma mesi or sono. Adesso i prezzi stanno anche ribassando perché tutti stanno vendendo in attesa del Team of the Year. Comunque, e invece Boateng 1.800. Passiamo subito al centrocampo. Allora, i due CDC, come due CDC utilizzo? Allora, aspettate che mi devo ricordare. Allora, uno è della Serie A, andiamo a vederlo. Si era indietro. E ragazzi, per me è un giocatore stra sottovalutato, ma che in realtà è forterrimo. Infatti sto parlando di Hernanes, ragazzi. 73 velocità, 83 tiro, 83 passaggio, 86 dribbling, 70 difesa, 66 colpo di testa. L'ho pagato 2.900 e ragazzi, a me piace veramente tanto, perché 5 stelle di piedi deboli, quindi sia che di destro che di sinistro vi fa dei tiri. Hanno qualcosa di magico. E poi 4 stelle di mostabilità, non mi sembra affatto male. Infatti il suo ruolo naturale è quello di CC. Io l'ho utilizzato come CDC perché innanzitutto volevo provarlo, e secondariamente per comodità. Adesso vi spiegherò, cioè vi dirò il perché. Allora, altro centrocampista difensivo centrale. Non gioca nella Serie A né nella Bundesliga. Infatti gioca nella Barclays Premier League. E sto parlando di Ramirez, scusate un attimo. Eccolo. E Ramirez, ragazzi, l'ho pagato 7.000. Anche lui mi piace abbastanza. Mi ha fatto solamente 6 assist in 16 partite e 0 gol. Però devo dire che gli vale i crediti che ho speso, ecco. Andiamo a vedere gli esterni. Iniziamo ad avvicinarsi al reparto sempre più offensivo. Allora, come esterno sinistro utilizzo un esterno sinistro della Barclays Premier League, ragazzi, che è buggatissimo. Infatti sto parlando di Sterling, ragazzi. L'ho pagato 3.900 perché appunto l'ho preso sia con la camicia del predatore che nel ruolo sfalsato, perché esterno sinistro non è il suo ruolo naturale. E devo dire, ragazzi, che mi piace veramente tanto. L'unica pecca, se proprio devo dirne una, è la sua altezza, che 170 cm non sono tanti. Però ve lo consiglio alla stragrande. Lo utilizzo anche perché lui mi riesce a dare tripla intesa a Daniel Sturridge. Passiamo invece all'esterno destro. L'esterno destro non è né della Barclays né della Bundesliga, quindi sarà della Serie A. Infatti sto parlando di Cuadrado. Ragazzi, lui non l'avevo mai provato e sì e no, mi è piaciuto, cioè più sì che no, però easy, trunk, ci sta, 3 stelle di piede debole, 4 stelle di mossabilità, gliene potevano dare anche 5, lui skill un macello nella realtà, se non erro. Workets alto normale, quindi sono abbastanza buoni personalmente per un ED, e l'ho trovato nei pacchetti, ma costerà 2000 crediti massimo. Invece passiamo subito al COC, ragazzi, COC c'è una scelta, perché vabbè, come non ve l'ho detto, al posto di Adel voi lo potete mettere tranquillamente, Neuer, mi sfuggeva il nome. E invece come COC potete mettere Kakà. Ma ragazzi, io ho preferito un altro giocatore a Kakà. Infatti ho deciso di utilizzare Ederson. Ragazzi, oh, per me è fortissimo. 73 di velocità, 72 di tiro, 77 di passaggio, 83 di dribbling, 57 di difesa, 66 di colpo di testa, 4 stelle di piede debole, 4 stelle di mossabilità, 2 partite, 2 gol. E l'ho pagato 400 crediti. Ragazzi, infatti per me lui è una bestia. Io ve lo consiglio, cioè provatelo, perché per me ne vale i crediti. E non credo che sia una cosa, ripeto, solamente soggettiva. Quindi ragazzi, provatemelo e fatemelo sapere. Adesso magari state vedendo un attimo dei gol. Comunque vi volevo appunto chiedere di lasciare un bel mi piace se appunto avrete intenzione di fare questa squadra, o meglio, anche più semplicemente, vi è piaciuta questa squadra. Mi raccomando, commentate. Ecco, se potete commentate anche scrivendo qualcosa di inutile, proprio per tenere alto il vostro coinvolgimento. E se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, iscrivetevi al mio canale. Poi un piccolo trucchetto, che appunto c'è gente che mi chiede: Axel, ma come faccio a diventare iscritto più attivo? Ragazzi, ho notato una cosa, che il vincitore, l'ultimo vincitore, che adesso non mi ricordo come si chiama, Gianmarco Gallo forse, ecco, condivide sia su Google Plus che su Facebook tutti i miei video. Quindi appunto, se volete diventare iscritti più attivi, dovete fare questo, oltre a commentarli e mettere mi piace, ovviamente. Poi altre cose da dire, ragazzi, mi raccomando, passate bene questi ultimi 2 giorni di vacanza e scrivetemi appunto quali giocatori vorresti vedere nella squadra buggata da 150 a 200.000 crediti. Adesso devo vedere, quindi ragazzi, mi raccomando, scriveteli e appunto, se qualcuno ha già scritto il vostro giocatore, mettetegli mi piace al commento. Quindi detto questo, credo di aver detto tutto. Vi ricordo quindi di lasciare un bel mi piace, un bel commento. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale. Detto questo, io vi saluto e vi dico potente. A palla e sempre al prossimo video. Bolla!